È un premio, come giustamente diceva Franco, che cerca di mettere in evidenza quelle che possono essere delle idee rivoluzionarie nel campo del sociale, nel campo della cultura, dell'arte. E noi quest'anno abbiamo il privilegio di avere qui un grandissimo artista. Io ritengo essere un artista di caratura internazionale per come sta rivoluzionando e ha già rivoluzionato in parte quello che è il modo di suonare e quindi il modo di interpretare la musica. Proprio per questo io voglio iniziare questo premio, tanto per essere benauguranti, con le parole che il premiato stesso ha utilizzato, ha rubato dal suo blog, ha utilizzato sul suo sito per definire il suo gruppo e la natura del suo gruppo. Lui dice: noi siamo come la fatina di Cenerentola, trasformiamo le cose povere e senza valore in splendidi strumenti musicali di inestimabile valore. Questa è la nostra magia, questi siamo noi. Benvenuto, grazie per essere qui, perché hai dimostrato ancora una volta di essere sempre pronto e disponibile in occasioni come queste, soprattutto per diffondere il tuo messaggio musicale, che alle volte va anche al di là di quella che è la semplice musica. Proprio per questo ti volevo chiedere, più che altro spiegarci, qual è il tuo progetto musicale, cioè in cosa consiste questo tuo progetto musicale, e poi dopo più avanti vedremo anche alcune chicche, alcune cose carine. Allora, il progetto, per chi non sa bene cosa facciamo, è legato a una ricerca della musica attraverso materiali riciclati. Quindi noi facciamo tutti strumenti costruiti con materiali riciclati, però il senso fondamentale sta nel fatto che poi io sono un cantante e quindi canto le mie canzoni suonando questi strumenti fatti con materiali riciclati. Quindi è una cosa particolare, sicuramente penso, anzi posso dirlo, che è unica al mondo, perché ci sono un sacco di realtà nel mondo che fanno questo.
però modestamente da napoletano, quindi da campano e da italiano, dico che insomma c'è una potenza in questa terra. Infatti, ma soprattutto diciamo che tu sei stato indicato come il fondatore di uno stile musicale che, se non sbaglio, si chiama junk music, è vero? Sì, che poi l'ho trasformato, per semplificare, in eco music. In eco music, perché junk vuol dire spazzatura in inglese, però eco music è ancora più significativo per quello che facciamo, perché poi noi rappresentiamo appunto la capacità di prendere cose buttate, quindi quello che normalmente tutti credono essere spazzatura, invece dimostriamo che ci sono ancora molte possibilità di questi oggetti prima ancora che vadano a finire nella monnezza. Quindi, tanto per capire bene, tu in sostanza non fai altro che prendere pezzi di risulta in giro, diciamo così, per Napoli o per l'Italia. Poi ti devo dire un'altra cosa, una precisazione più che altro: prendi tutti questi pezzi e ne fai batterie, chitarre, bassi. Diciamo che questa è una storia che è nata nel 99 come formalizzazione, perché io ho cominciato suonando direttamente, cioè chiaramente sono tutti gli strumenti convenzionali e non sono neanche minimamente contro l'utilizzo, anzi mi piacciono moltissimo, però quando ero piccolo la prima cosa che feci, mi costruì un paio di bonghetti fatti con due barattoli della marmellata, giusto per dire come ho cominciato a pensare che si potesse fare musica con cose comuni. Poi chiaramente ho suonato per anni e anni gli strumenti normali, dopodiché nel 99 ho avuto la fortuna di poter fondare questa band eccezionale che si chiama appunto Capone Bunga The Band, e quindi sviluppare in maniera precisa, in maniera comunque molto, come dire, studiata, focalizzata e con grande cura, tutto quello che ci permette le cose che abbiamo intorno, quindi strumenti fatti con, che ne so, con pezzi di parquet, la mia famosissima scopa elettrica, oppure che ne so, la cazzuola, che io la suono come uno strumento che non esiste nel panorama degli strumenti normali. E questo sicuramente insomma è una cosa che ci porta lontano. L'ultima cosa, prima poi dopo di passare un momento particolare che è stato poi un momento e un tema di tutta questa manifestazione di Villa Estate, e per questo io ringrazio gli organizzatori che hanno abbracciato subito questa mia idea, ti volevo chiedere, relativamente a questo tipo di musica che tu fai, tu non ti limiti a costruire gli strumenti, suonare, incidere, fare dischi, ma hai creato anche un vero e proprio format per avvicinare le persone, soprattutto i giovani se non sbaglio, a questo mondo e soprattutto al mondo del riciclo, o sbaglio? Sì, in realtà quello che è venuto fuori in tutto questo percorso è stato poi la sintesi in una manifestazione che noi abbiamo chiamato Eco Music Live, che è una giornata dedicata alla musica che passa attraverso l'ambiente e la creatività. Quindi in una giornata noi facciamo la mattina, per esempio, facciamo un esempio, suonassimo qui ad Acquamorta. Noi lo speriamo, perché mi sto impegnando, quindi lanciamo un messaggio. Allora, io ho visto che le nostre terre sono bellissime, quindi questo poi è un posto speciale, veramente un posto fuori da quello che te lo dicevo prima, che comunque questo è un posto che merita una valorizzazione a livello internazionale, perché è veramente un posto che penso che non esista altrove. Allora noi che facciamo? Mettiamo che suoniamo qua, ci guardiamo intorno e vediamo, per esempio ho visto purtroppo che il mare in quell'angolo lì è molto sporco. È vero. Allora noi, con la collaborazione di Lega Ambiente e magari di altre associazioni, per esempio Oceanus, che è una associazione che si occupa proprio di acqua, di mare, veniamo e puliamo per esempio il fondale di quel pezzo di mare là, raccogliamo una serie di, chiaramente purtroppo, perché comunque questo ve lo dico a voi signori del pubblico, fate attenzione a quello che buttate, perché vi torna tutto quanto indietro, no? Questo c'è quel famoso detto di sputa in cielo, adesso trasformiamolo e diciamo anche che chi butta una carta a terra, questa carta piano piano si accumula e gli va a finire sotto le finestre, ecco. Allora queste cose qua noi interveniamo, raccogliamo quello che c'è e lo portiamo sotto al palco, magari sotto a un gazebo il pomeriggio, e io prendo questa spazzatura e la trasformo in strumenti musicali. Tutto questo insieme ai ragazzi. Insieme ai ragazzi, chiaramente a chiunque, non solo i ragazzi, ma a chiunque voglia partecipare, quindi non c'è un limite di età, per fortuna. Quindi l'artista a disposizione. Ma assolutamente, l'arte è a disposizione di tutti, anzi noi siamo
nati per donarci più che per prendere, insomma. Poi è chiaro che ci fa piacere ricevere l'attenzione e l'affetto, però fondamentalmente il primo gesto è dare, no? Sì. E quindi io creo questo workshop, questo laboratorio, nel quale trasformo quella monnezza che stava sotto all'acqua là, in pochi secondi, sotto agli occhi degli increduli spettatori, diventano strumenti funzionali, cioè che suonano strumenti bene, che suonano veramente. E quindi faccio quella cosa della fatina che dico. Bravo, che ho copiato. Trasformo, che è un'idea geniale. Così, con un piccolo tocco d'amore, quella monnezza in uno strumento. Grandissimo. E poi la sera, quel pubblico che è stato al workshop, al quale abbiamo regalato questi strumenti, perché rimangono come gadget, come dono dell'esperienza. Vengono su, magari sul palco, sotto al palco con noi, e si fanno un pezzo con noi. Sì. Un'idea strepitosa, devo dire la verità. Guardate, signori, io voglio dire un pensiero che c'è. Io da oggi sto girando sulla motoretta, anche Maurizio mi ha visto sullo scooter non so quante volte ho fatto Monte di Procida. Però vi dico una cosa: io anche un po', qualcuno mi conosce, suonavo, suonicchiavo un po' la chitarra. Ti conosco, però l'aspetto interessante è che sono circa, diciamo, un 20 anni che la musica difficilmente riesce a rinnovarsi, a trovare qualche idea nuova, qualche suono nuovo, qualcosa di nuovo. Beh, Maurizio secondo me è uno dei pochi a livello internazionale che oggi sta portando dei suoni nuovi, ma un nuovo modo di interpretare, di vedere la musica e di vivere il territorio con la musica. Quindi io veramente ti faccio i miei complimenti, ed è per questo che ti ringrazio per essere venuto qui, perché sei stato splendido. Grazie. Vi chiedo di cuore di fare un grande applauso a Maurizio, perché è veramente una persona eccezionale per quello che fa e per come lo fa. E poi volevo dire che noi durante tutto questo, se non sbaglio Franco, durante tutto questo, io voglio farti due considerazioni. La prima, ho letto un po' dal tuo sito, la cosa che mi ha colpito: la tua filosofia di musica non è nata nel periodo dell'emergenza, perché adesso dire rifiuti, riciclo, si pensa subito all'emergenza di Napoli, emergenza rifiuti di Napoli. Non è nata, è nata molto prima, addirittura leggevo con tua nonna che riusciva a recuperare tutti i vari materiali per poi fare delle cose carinissime. Poi hai detto: io ovviamente ho sposato l'amore per la musica con quest'arte dell'arrangiarsi. Poi la seconda considerazione è questa: a nome di tutta Vivi l'Estate, l'associazione che fa questa manifestazione questa sera, noi abbiamo provato a dare alle squadre che partecipano ai giochi di Vivi l'Estate la tua canzone, la famosa Il ballo del pop pop pop, e abbiamo detto: ragazzi, sbizzarritevi, fateci vedere quello che sapete fare. Una squadra ha vinto questo concorso e noi, se permetti, ti vogliamo far vedere quello che hanno creato i ragazzi di Vivi l'Estate. Bellissimo. Allora chiamiamo qui sul palco i ragazzi di AMP Ricami, la squadra che si è giudicato il primo posto sulla... Sì, no, mi chiedevano se... Allora, sulle musiche di Pon Pol Pof. Allora, prego ragazzi, un po' più emozionati del solito questa sera. Facciamo bella figura, mi raccomando. Allora intanto... Prego ragazzi. Forza ragazzi di AMP, per favore, veloci. Ok.